E non si è mosso nulla. E non è possibile in un paese come l'Italia che a distanza di 7 mesi da una catastrofe lo Stato piuttosto che la Regione non abbiano ancora mosso un dito, ci siano migliaia di sfollati, ci siano migliaia di lavoratori che non hanno più un posto di lavoro e quindi senza bacchette magiche, a differenza di Renzi non vengo qua a promettere a vanvera, però tagliare burocrazia, dare pieni poteri ai sindaci, stanziare tutti i soldi necessari a Ischia come nelle Marche, in Abruzzo, nel Lazio, in Umbria, nelle zone terremotate è un dovere. Mi stupisco e mi arrabbio come una bestia perché qua parte la stagione turistica e ci sono tantissime persone che non sono in grado di lavorare, di avere una casa, di avere un negozio, di avere un albergo. Quindi non capisco in 7 mesi che cosa abbiano fatto in Regione e a Roma. Il problema in Italia spesso e volentieri è che il problema non è la mancanza di soldi, è la burocrazia. L'Italia che ho in testa dà pieni poteri alle comunità locali, ai sindaci, di intervento, di gestione dell'immigrazione, di ricostruzione, delle fasi di emergenza. Altrimenti se ci mettono la parola 8 uffici, fra un anno siamo ancora a punto e a capo. Quindi un'Italia più semplice, che spende meglio e spende più in fretta. E sono arrivato ieri sera, e questa è la prima passeggiata e ho ritenuto doverosa farla qua. E quindi saranno 2 giorni di pausa perché poi da settimana prossima si comincia a lavorare per costruire un governo. Sono pronto, la Lega è pronta, il centrodestra che ha vinto le elezioni è pronto, sono pronto ad incontrare tutti a partire dai 5 Stelle ovviamente. Si parte dal programma di centrodestra, quindi via la legge Fornero, riduzione delle tasse, blocco dell'immigrazione. Ecco, una notizia che mi sta preoccupando in questi giorni sono i continui arresti di terroristi islamici in giro per l'Italia. Poi dicevano che era una preoccupazione di Salvini e della Lega, temo che sia qualcosa di vero, non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma spero che non sia troppo tardi per controllare, bloccare gli sbarchi ed espellere. Ecco, sulle basi di questo programma sono disposto a ragionare con tutti a partire dai 5 Stelle.